chiave in difesa, lo sappiamo, no? Lo sappiamo. Chiaramente le ultime due partite sono state un po' strane per noi, che quelle che avevamo perso, perché con Treviglio abbiamo trovato una squadra che aveva soltanto 5 fuori. Si tornava un po' difficile difendere uno contro uno, eravamo un po' aggressivi. La partita di Agricento uguale, siamo andati, è stata una settimana un po' strana, che vari problemi, che non avevamo potuto allenarci dal meglio, siamo tornati con diversi problemini come all'inizio del campionato, quindi adesso purtroppo con l'infortunio di Daniele, che mi dispiace tantissimo. L'anima della squadra, lui e Eugenio sono l'anima della squadra, della società. Senza di lui è difficile perché era sempre positivo, quando la squadra era sua era sempre quello che ti portava, prendeva una bandiera e dice, sai, come quel film del patriota, no? Sì. E lui è quello, prende la bandiera e ci porta tutti. Adesso niente, questa partita l'abbiamo preparata nel quello che potevamo fare, cercando di essere un po' più organizzati rispetto a quella che è stata contro il Vicenza, che eravamo un po' organizzati per diversi problemi, no? Quindi anche quando abbiamo giocato con quattro piccoli siamo stati in grado di muoverci, di muovere la palla, di attaccare, di sfruttare i nostri vantaggi, no? Di sfruttare la velocità nell'uno contro uno, il campo aperto. Quindi, siamo stati molto più concentrati nel loro attacco, quindi a parte alla fine del secondo quarto, era un po', stava tornando un po' la partita con Treviglio, no? Per il secondo quarto alla fine non ho preso parziale, però alla fine abbiamo parlato, ci siamo detti due cose dentro lo scalatoio e siamo riusciti a mantenere l'intensità e per 15-16 minuti del primo tempo. Però senza dubbio oggi è stata la tua migliore prestazione fino adesso. Sì. Non tanto in attacco, perché hai giostrato anche bene come sai fare di solito, però stavolta sono molti pure i punti. Io mi devo mettere al servizio della squadra. Se c'è bisogno di fare canestro, devo fare canestro, se c'è bisogno di passare la palla, devo passare la palla, cioè, sì, questo è il mio compito. Credo che sì, è stata la mia migliore partita, non per i canestri, non per i tiri che sono andati dentro, sennò per la gestione, ho cercato di attaccare e prendermi delle responsabilità, che le ultime tre partite mi sentivo un po' più su. Ho cercato di dare il ritmo alla squadra, in attacco, ho cercato di spingere, di penetrare, di far toccare un po' tutti la palla. Chiaramente questo è un campionato difficile anche per me, io questa è una squadra che conoscevo alcuni giocatori che ho giocato l'anno scorso, altri come americani che devo conoscere, tutto il processo. Non ero contento le mie ultime prestazioni, infatti oggi non è andata tutto bene. Spero che questo mi sblocchi un po' e sia... Forse ti stai adattando anche alla velocità, che sicuramente in Serie B è... Sì. Categoria, se c'è un ritmo molto diverso e devi fare tante cose che magari se è vero non lo facevo, pensavo tante cose, certo. Si gioca completa, io dico sempre che ogni squadra io non posso giocare come pretendo io, sennò io mi devo adattare al modo di giocare. Questa squadra credo che è una squadra che ha bisogno di giocare in velocità, di non tanto giocare a gioco fermo, sino cercando di spingere, di pareggiare un po' meno, perché a volte mi testardisco lì nei pareggi, però sono cose che fanno parte delle caratteristiche del giocatore. Però Nicolas, insomma,
tutto sommato alla 14ª giornata un 50% di vinte e perse, direi che è più che soddisfacente. No, chiaramente, no. Io sono molto contento. Anzi, forse qualche rimpianto per qualche gara che non è stata giocata. I rimpianti ci saranno sempre, perché noi dentro la squadra siamo consapevoli che possiamo fare molto di più. Perché non c'è una squadra che alternanza i campionati, che la puoi giocare con tutti. Però devi giocare, devi essere molto equilibrato e non avere questi alti bassi. Credo che chi farà la differenza in questo campionato è chi è equilibrato. Infatti in tutte le squadre noi a perdere, come sempre siamo andati ad Agrigento, abbiamo trovato una squadra in forma, piena forma. Si è visto il risultato oggi. Due settimane fa siamo andati a Siena, abbiamo trovato una squadra che era in calma. Come all'inizio campionato siamo quando abbiamo giocato a Tortone, una squadra piena forma, poi è calata. Tutte le squadre erano antipassi. Noi dobbiamo cercare questo equilibrio, purtroppo la condizione fisica non la puoi, questo, gli infortuni sono cose che capitano, ci sono sempre stati nelle stagioni che ho giocato, quindi questa è una cosa che non puoi controllare. Bisogna un po' di fortuna, però quando siamo stati tutti insieme abbiamo fatto una settimana di allenamento, quanto abbiamo preso una buona pallacanestro, adesso è un attimino che questa vittoria ci dà tanto, perché questa vittoria ci dà tanto perché non possiamo abbiamo lavorato e cercato di nascondere quei limiti che avevamo senza Daniele, con Rigo oggi a mezzo servizio, quindi ci dà molta fiducia per quello che può essere il futuro. Grazie. Grazie. Grazie Nicola.